Una persona può soffrire sul piano psicologico non solo per com'è, ma anche per il modo in cui l'ambiente intorno a lui risponde e reagisce alle sue caratteristiche psicologiche, caratteriali e temperamentali. Intendo dire che non sempre alcune nostre diversità corrispondono per forza dei sintomi, a delle caratteristiche negative da cambiare. Alle volte è la risposta che riceviamo dagli altri e dal luogo in cui viviamo a trasformare un nostro modo di essere in una patologia. Certamente ci sono manifestazioni della nostra mente che saranno patologiche in ogni luogo del mondo, in ogni relazione, ma non tutte. E alle volte alcune neurodiversità possono perdere il loro significato di sintomi e diventare semplicemente delle nostre caratteristiche specifiche, a patto che si manifestino nel posto giusto. In realtà è probabile che per ognuno di noi esista un luogo, una dimensione, un gruppo e delle relazioni che permettano di essere felici e di realizzarci secondo le nostre caratteristiche, per come siamo realmente.